Auditorium Comunale, questa sera parliamo di libro, di lettora. Il decimo lavoro di Fernando De Gregorio, questa sera si parla del tarlo, il tarlo del tempo. Ne parliamo con il prefattore, mi consenta, il professor Terenzio Zecchino. Allora, Fernando De Gregorio, questa corsa nel tarlo del tempo, il tempo come tarlo ma anche come corsa, lei si è rifatto un po' a De Santis, a Croce. Beh, intanto diciamo che Fernando De Gregorio è un poeta autentico, perché l'autenticità della poesia è poi nella saldatura tra il contenuto, il sentimento, il pensiero e l'espressione, e lui riesce in modo mirabile a scavare nei meandri. Lui parla di questa goccia che scava, e lui riesce a realizzare nel lettore questo senso, come dire, di immedesimazione e di forte, diciamo, soddisfazione estetica, usiamo questa espressione, che è il segno vero della poesia. Il tarlo del tempo, il tempo è categoria fondamentale della nostra vita, il tempo ci divora, il tempo in qualche modo realizza anche il lenimento di ferite, insomma il tempo è tutto, e quindi non poteva un poeta introverso, perché la poesia di De Gregorio è una poesia dell'introspezione, non è una poesia sociale, ci sono anche vaghi accenni, ma è una poesia sostanzialmente intimistica. Il tempo è ciò che connaturatamente convive con noi, con le nostre, diciamo così, con i nostri sentimenti, con le nostre pulsioni. Quindi il tarlo del tempo, questa metafora, il tempo in qualche modo che ci divora, ma anche il tempo, come lui poi dice, che insomma nella circolarità dà anche un senso, può dare anche un senso alla nostra vita. Professore, possiamo parlare anche di una sorta di tormento da parte dell'autore per la paura del non finire in tempo qualcosa? Ma naturalmente chi fa poesia, in genere chi attinge all'arte, ha sempre un forte travaglio interno. La poesia, come qualunque manifestazione artistica, non sgorga dalla ilarità inconsapevole, occorre sempre questo scavo profondo, e questo nuovo libro di poesie, tra l'altro Fernando poi usa, come dire, è un poeta ermetico per usare una classificazione, e quindi queste parole che da sole riescono ad esprimere sentimenti rendono ancora più suggestivo questo scavo introspettivo, che è continuo in ogni suo componimento poetico. Lei si è rifatto anche nella sua perfezione splendida, tra l'altro, a Croce e a De Santis, sempre attuali. Perché De Santis è stato quello che in qualche modo per primo, o più fortemente di altri, ha chiarito che la forma non è questo momento esteriore, ma forma e contenuto sono inscindibili. La forma, come pura esteriorità, diciamo appartiene ad una concezione retorica. De Santis ha insistito su questa imprescindibile unità che fa appunto poi la poesia, contenuto, la poesia da solo, la sola musicalità. Vede, c'è tutto un discorrere sulla musicalità per esempio di D'Annunzio. Sabba, che è un forte critico di D'Annunzio, lo critica perché dice al di sotto di quella diciamo finanche piacevolezza musicale dei suoi versi non c'è sentimento, a differenza di Manzoni. Lui fa questo paragone tra Manzoni e D'Annunzio, è perché la forma da sola non fa poesia, adesso a prescindere dal giudizio di Sabba se è vero o non è vero su D'Annunzio, la forma da solo non fa poesia, il contenuto da solo lo stesso non è poesia, e allora la forma è il momento di saldatura, che io ho scritto il momento, il punto di fusione tra sentimento ed espressione, e allora c'è vera poesia. Professore, grazie.